900 persone hanno aderito su Facebook alla pagina per salvare la Porta dei Saccaioli, nata grazie all'interesse dell'artista agrigentino Franco Fasulo, un'opera risalente al IX secolo ubicata sotto la via Empedocle ad Agrigento e che adesso rischia di crollare. Ancora sul social network è stata pubblicata una petizione che ha già superato 200 firme, un appello rivolto al prefetto di Agrigento Francesca Ferrandino, all'arcivescovo Francesco Montenegro, al sindaco Marco Zambuto e al soprintendente beni culturali ed ambientali di Agrigento Pietro Meli. Chiediamo, si legge nella petizione, con urgenza di disporre la messa in sicurezza della porta. La spesa da sostenersi appare modesta. I firmatari si rendono poi disponibili a concorrere ad un'eventuale raccolta pubblica in caso di mancanza di finanziamenti. Nel XVI secolo all'interno della porta venne collocata un'edicola sacra dedicata alla Madonna del Porto Salvo e successivamente dedicata a Santa Lucia. La chiesetta soprastante fu in seguito distrutta per ragioni urbanistiche e la porta rimase seminterrata ma ancora visibile. Il suo recupero è stato inserito nei progetti presentati dal Comune e su Facebook il presidente della Fondazione Agire Insieme, Salvatore Moncada, offre la piena disponibilità della Fondazione al recupero finanziando alcuni interventi. Bisogna attivarsi, dice Moncada, per la progettazione. Anche il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, nei giorni scorsi ha aderito all'appello lanciato dall'artista Franco Fasulo per salvare dal completo stato di abbandono la Porta dei Saccaroli. Firetto, nel colloquio avuto con l'artista Fasulo, ha aderito e rilanciato l'appello proponendo anche la costituzione di un comitato di cittadini che punti al recupero non solo della Porta dei Saccaioli, ma anche a ciò che rimane delle altre antiche porte, ossia Porta dei Pastai e Porta di Mare.